Sempre 1-0, Fotta White, Mastroianni col disco. Time out.
Sfida al vertice del campionato italiano, Fotta Red versus Fotta White. I White stanno conducendo per 2-0. Per la Fotta White si porta sul 3-0. Fotta Red un po' in difficoltà in questo inizio. Let's go.
Red a accorciare distanze con Cazzola. Pulichini quando Fota White sta conducendo per 5-3 su Fota Red. Campionato italiano Ultimate Frisbee 2017, siamo sempre sul pezzo. Thank you.
Gasperini porta la Fotta White sul 6-4. Stavo già sgamato, ero controvento. Intanto mi ero sbagliato, il punteggio è 6-4 ora, era 6-3 prima, sempre White a condurre, Porri al pool. Intanto i White segnano ancora, si portano sul 7-4. Lungo pull controvento, galleggione di Coppi, ottimamente eseguito. Ah, aspetta, se no mi distraggo e perdo l'azione come prima. E intanto uno sparone della Fotta Red a segno, Luca Tonelli, detto Pingu. E negli Stati Uniti la Fotta che conferma la prenotazione dei voli per la partecipazione al USA Open a Minneapolis. Vedremo come i Regas di Bolo se la caveranno negli States. Intanto i White segnano già, esatto, quella per stirarsi i capelli eccetera, però anche lì significa che comunque c'hai dei soldi da spendere. Noi non sono molto affezionati al vaporizzatore, però secondo me è solo una questione di strumenti giusti. E dici proprio quello con la busta che dopo... La busta è uno che effettivamente, se è tutto già imbustato, è certamente negativa, che però è un po' dura da dargli da su, secondo me. No, io alla fine non monto, cioè faccio tutte le pause col dito, arrivo a casa e caccio tutto su, quindi quando faccio le partite non faccio montaggi particolarmente dispendiosi in termini di tempo. Però insomma, avere più inquadratura sarebbe figo, perché metti che uno si tuffa dall'altra parte, te lo vedi da dietro. Bel pull di tonno.
io di impostare la offensiva della Fotta Red, subito lo sparone contro vento senza pensarci due volte, ma eccellentemente difeso da Cioppo, in arte Santucci. Mig. Sì, perché sono così più bravi. Bella discussione che come al solito non vi mandiamo in onda. Il gioco è ancora fermo. Bolissimi, e la Fotta Red riparte, molti turnover, punto importante. Gullo, sostenuto da molteplici fan della tribuna, amici e parenti arrivati appositamente per sostenerlo. Vediamo se riuscirà a segnare, ma incredibile, il disco è troppo lungo per l'Affi, che non prova neanche a toccare le margherite con la guancia. Ci guardava per farsi delle ghigne. Invece adesso un po' ecco, come Fotta, sono sempre coinvolti ovviamente, però dare una valutazione diciamo indipendente. Però insomma dai, avere comunque tutto registrato aiuta secondo me a diminuire le esagerazioni che possono essere talvolta diciamo diffuse. È che è chiaro che la gente si chiede, ma com'è? Uno si guarda la partita e dice, oh, è vero o non è vero, si fa un'idea. Diciamo più bassi dello spirito insieme al Giappone, però almeno arriva in finale. Sempre video streaming di Fotta Red, Fotta White, quando Gasperini pennella un disco per Chini che segna e porta la Fotta sul Fotta White sul 10 punti. Punteggio di 10 a 5, sorprendentemente Fotta White in vantaggio netto. E mentre il sole italiano brucia la schiena, Fotta Red cerca subito un affondo con un lancio lungo che viene intercettato dal difensore della Fotta White. Sto all'intercetto difensivo, grande Uzzo, e la Fotta White perde il disco, dando una seconda chance di score alla Fotta Red. Condor per Morri, c'è un altro stop. Tognetti prova il break,
il Gabbo che impera. La Fotta Red in cerca disperata di un break per cercare di dare battaglia finale negli ultimi minuti e cercare di recuperare. Scottature l'ho un po' perso, non che lui abbia mai avuto i forti, però a vivere in Inghilterra ti adatti a situazioni diverse. La prima volta che sei stato in college non ha piovuto per 2 settimane. Prandi che raccoglie un invito di Cioppo Santucci. E ovviamente Cioppo che si prende tutto il supporto della tifoseria. Puldichini raccolto da Condor, Laffi imposta l'azione. Passaggio basso per Morri che raccoglie cadendo e spara una lama che doveva essere per Pingu Tognetti, ma finisce nelle mani di Mig Tonno. Gaspe, Spisso, scusa Spisso. Tonno prova il break ancora per Spisso che non aspetta 2 secondi e la spara verso Mig quando Mastroianni cerca di saltargli in groppa, ma nonostante tutto ciò la Fotta White si porta sul 12-6. Laffi 1-2. La Fotta Red con un rapidissimo dai vai si porta vicino all'area di meta. Ora Simonazzi, va a segno portandoci sul 12-7. Tanto la tribuna si riempie, gli ultimi posti disponibili. Ah, o se no Puzzi, vero? Anche Puzzi non sarebbe male. Il mio preferito è sempre Woofer. Come chiamano i cani? Sì. Woofer. E la Fotta Red che ci crede. 12-7 ora, possibilità di accorciare ulteriormente le distanze. E ricordiamolo, per il campionato italiano e finire col punteggio a meno 3 o più vicini significherebbe guadagnare un punto anche in caso di sconfitta. Mig sulla sideline, Tono raccoglie lo swing pass e procede per Coppi. Coppi, Ivan Cantù, rapido dai vai con Tonno, Prandi che finta e passa a Tognetti che raccoglie con un layout fantastico e non esita 2 secondi a sparare per Cioppo che legge eccellentemente la curva e segna senza problemi. E si portano i due più 13-7 Fotta White.
Vedremo a questo punto se la Fotta Red riuscirà a conquistarsi il punto del meno 3, punteggio 13-7. Quando mancano 5 minuti il pool di Chini. Finisce fuori, anche se è da apprezzare la lunghezza. Fotta Red che si dispone con uno stack laterale, Tognetti partirà dal brick. Disco che si impenna un attimo e finisce immediatamente nelle mani della Fotta White, che riparte nella fase offensiva con possibilità di chiudere definitivamente la partita aggiudicandosi 3 punti. Intanto il cine operatore sbariona, ma meglio uno svarionato che non averli. Usto accarezza le margherite senza toccare il disco e Mori riparte dall'angolo. Swing e Simonazzi che cerca di tenerla in campo, anzi Laffi ce la fa, operazione molto dura ma efficace. Eccellente Fotta Red. E sbom, potrebbe essere la fine, e invece Simonazzi la stuba. Ivan Cantù in azione per la Fotta Red, ma c'è una chiamata. Rapido break della Fotta White che però non riesce a finalizzare. Un po' di turnover in questo finale, Morri prende e scarica Ninja, che scarica anche lui una missile per Mastrino, che però finisce fuori. C'è un po' più di mix in vista poi degli appuntamenti internazionali. Lungo pull di Mastro che finisce nella end zone della Fotta Red. Max, grande protagonista della squadra Red, e Mori, passaggio troppo basso, imprendibile. La Fotta White ritorna in possesso.
Coppi raccoglie. Bel tentativo di Prandi, ma il vento gli porta letteralmente il disco via di mano. Ancora Max. Tognetti finta al lancione e poggia per Morri. Max. Morri ancora. Morri per Laffi, troppo basso. Davide per il secondo lancio che finisce sul terreno. E Coppi non aspetta certo un invito per smollare una banana, che però non viene intercettata, viene solo toccata dal Gullo. Che io me li confondo, sì, esatto, perché partono tutti con la G. Coppi prova un tentativo forse a stall, al limite dello stall out per Prandi. Partita comunque spettacolare, dobbiamo dire, nonostante il punteggio sia nettamente a favore della Fota White. Fota Red ora non sembra dargliela su e Luca Tognetti spara quello che sa far di meglio, e Mastrino per la gioia dei fan fa la presa a Coppi e poi gli stringe la mano. Sentito, ho detto, ma questo è efficace. Un pull straordinario della, come dire, che righe sacchi della Fota Red, che obbliga la Fota White a ripartire dalla propria end zone. Un disco bubble per Prandi acchiappato per sua fortuna, e il passaggio in avanti per Tonno. Fota White che sfodera una certa confidenza, probabilmente dovuta al punteggio, però ora Prandi raccoglie. Santucci, Cioppo spara il missile che però si perde un po' a livello lamellare. Riparte la stagione offensiva della Fota Red. Laffi per Cazzola, detto anche Gullo, e Simonazzi che ha un'eccellente progressione, ma il disco è troppo lungo. Ripartiamo da Mig. Fota White in posizione 3-4. Santucci. Aiuto della sideline alla Fota Red, che ora sembra veramente essere molto più stretta nelle marcature. La Fota White sfoggia continuamente con comfort e relax, come in questo caso, e Cioppo si ritrova direttamente di fronte alla linea di meta. Swinga per capitano Mastroianni, che con il solito trucco del passaggio in caduta riesce a passarla a Prandi, che segna l'ultimo punto di questa partita. Amici sportivi, chiusa a 15-9. 15-9 per la Fota White. E il cane di Aoud che viene finalmente liberato. Fota White che si porta in testa la classifica con un più 4 sulle inseguitrici e si candida ad essere la favorita di questa stagione. Nonostante ciò, le finali rimetteranno tutto in discussione. In America ci vanno squadre, no?
Fotta USA coming soon.